Devo ringraziare Lao Tzu, uno dei precursori del taoismo. Quindi questa idea di combattere le lobby attraverso questo percorso deriva da 4.000 anni fa ed è lì che io ho avuto l'intuizione. La parola chiave è semplicità e vi leggo immediatamente il testo. Lo scopo della condivisione è avere nuove idee, magari dare un input alle associazioni, ai professionisti, al fine di combattere o avere un input anche da questa nuova idea, che vi invito a riflettere e a ragionare. E se magari ritenete giusto, anche migliorare. Le banche sono unite tra di loro e nel diritto bancario c'è bisogno di unione, unione fra le associazioni, unione fra i professionisti. Ed è lì che sta il segreto per il successo. Principio di non colpevolezza. Presunzione di non colpevolezza. L'articolo 27,2 afferma che l'imputato non è considerato colpevole sino a condanna definitiva. Di fatto, la segnalazione al CRIF è una sentenza di condanna. In caso di imprese, la segnalazione può condurre al fallimento, emessa senza preventivo processo. 1. Utente segnalato non può avere accesso ad altri finanziamenti. 2. Le altre banche possono chiedere il rientro immediato all'utente segnalato. Medesimo discorso può essere fatto anche per gli operatori di luce e gas. Se l'utente entra in contestazione con tali operatori, questi ultimi possono arbitrariamente e senza preventivo proscioglimento giudiziale segnalare l'utente come cattivo pagatore, impedendo allo stesso di rivolgersi ad altro operatore sul mercato. 2. Staccare la corrente, acqua o gas. Per entrambe le ipotesi, banche ed operatori, quindi è per quello che parlo di lobby, tale meccanismo, come detto, rappresenta a tutti gli effetti una sentenza di condanna per l'utente. Potrebbe essere messo in discussione eccependo. Una violazione dei principi costituzionali, quindi vedi l'articolo 27,2, presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, giusto processo. Una violazione della normativa antitrust, quindi tale meccanismo adottato ormai dalla generalità delle banche e degli operatori, libera il mercato e anche la concorrenza. 3. Violazione dei diritti umani, la libertà. Questa è una condanna. Le banche, come le lobby, energia e gas, non sono né la legge e né i giudici e non possono condannare arbitrariamente nessuno. Ed è questo il nostro principio ed è questo che chiederemo alla legge e allo Stato di intervenire al fine di rendere ragionevole, costituzionale ciò che non è più da molto tempo. Ogni persona condannata ha diritto a un processo giusto e una difesa e l'unica persona che può condannare è un giudice che valuta le prove, valuta l'accusa e valuta la difesa. E in questo momento sia le banche e sia le lobby energia e gas non lo fanno, ti condannano senza nessun tipo di processo.